insomma, spieghiamo che era precotta, perché sennò pensano che facciamo la pasta nella padella. No, infatti spiegalo. Era precotta. Ma è anche per te, non ho capito. No. Ah, ok. Perché sta questa merda? Perché non sono io il cuoco. Vabbè, il cucchiaio invece sporco di altra roba è meglio, dopo che l'hai anche leccato. Bah. Ciao fans, la terza parte di questo viaggio era iniziata in cima al posto dello Spluga, dove avevamo trovato la sbarra abbassata. Dopo questo inconveniente ci siamo fermati al lago, dove abbiamo fatto delle bellissime riprese con il drone al tramonto. Dopo aver ritirato il drone alle 10 di sera con il buio totale, siamo risaliti in moto in direzione Bema. È proprio qui, a metà della discesa del passo dello Spluga, che ci eravamo salutati. Possiamo quindi ora lasciarvi con la quarta e ultima parte di questo viaggio. Buona visione. Guarda! Cosa? Guarda lì, è un caprio, un animale, un dino, una cosa grossa attraversato. Ma che cazzo, io non ho visto niente. Era già nel bosco, adesso riattraverserà di qua se non l'ha già fatto. Sarà qua nel bosco qua sopra? Non vorrei scoprirlo, sinceramente. Bella esperienza, venerdì prossimo gavia. Di notte? Deve essere bello, E ti ricordi quando ci avevano invitato alle cose di notturna? Sì, dormire in tenda, cazzo è... No, non dormivano, cos'è che facevano? Cioè, l'idea era non dormire, arrivare su tipo alle 2:30, fare una tirata fino al mattino, vedere l'alba e tornare a casa. Guarda cosa c'è scritto! Attenzione, c'è una scritta, sta comparendo, c'è scritto... Scemo chi legge. Ma ci sarà pronto qualcosa da mangiare? No, di pronto mi sembra che c'era un po' di pasta. Many hours later. Bene, è l'una di notte, non abbiamo ancora cenato e adesso qualcosa ci inventeremo. Meanwhile. Tanto domani è sabato, posso dormire, quindi stasera posso anche stare sveglio come ieri fino alle 3. No, ma tranquillo papà, per le 11 siamo tornati sicuramente. 22 e 48. Neanche a Chiavenna siamo. Arriveremo mezzanotte. Wow, ora che facciamo una doccia, poi cosa mangiamo? Mangiamo a luna. Wow, e beh, io mangio latte con cereali. No, io mi cucino qualcosa. Sì, voglio proprio vederti dopo. Ma perché per ora non ho sonno e ho fame. Anche io. Ho una fame della madonna, c'ho i crampi. Però lo so già che poi mi faccio la doccia, sono stanca, Dopo dico, vabbè, luna di notte cosa mangio? Latte con cereali. Siamo già polenta con de ghin. Polenta sicuro, se c'è il brasato di cervo. Attenzione, siamo tornati alla civiltà. Perlomeno ci sono lampioni. Brr, quanti gradi ci sono qua? Qua fa caldo, 18. Dai, sta un pochino meglio, non del tutto, ma un pochino meglio. Non è che mi sto scaldando, però non sto neanche più patendo il freddo. Sì, beh, perlomeno adesso sento di tenere le mani nei piedi. Pensa che tutto questo freddo ti tempra il fisico contro le malattie. Oh, siamo quasi arrivati a Colico. Mo stai attento a prendere l'uscita giusta, mica che finiamo bellano. Grazie per avermi messo ansia. Devi stare sulla destra. Colico, Delebio, Sondrio. Bene, stiamo per prendere il tratto finale di Superstrada che ci riporterà fino a Bema. Sono le 23:23, numero simbolico. E hanno fatto anche un film. Ed è anche la mia data di nascita. A few minutes later. Siamo arrivati all'uscita di Morbegno. Comunque speravo in una ripresa della temperatura, invece fa sempre freddo. È abbastanza, fa abbastanza freddo, sì. Sì, ma pensa dopo la galleria, anche in estate fa freddo, in quella c***a di gola. Penso che dentro la galleria ci dobbiamo fermare a fare una foto. No, non me la sento. Mette la freccia a sinistra e gira a destra. Penseranno che andiamo a fare il passo San Marco di notte. Bella idea, mi hai dato!
No, quello di notte non l'avrei neanche morta. Prossima volta facciamo il San Marco in notturna. Qui inizia la strada che va al San Marco e che porta anche a Bema. Vedete, San Marco aperto. Tornante. Minchia, tutti i sassi tiri su. Te l'ho detto anch'io prima. E comunque siamo arrivati sulla strada che porta su a Bema. Le Skurmelluk, Saved Nagot. Sono curioso di vedere quanto fa una schifo le riprese al buio. Sì, appunto, non si vedrà niente. Beh, te davanti adesso che sei illuminato dal mio faro ti si vede. Mi dai proprio fastidio con quel faro lì. Pensa che io ce l'ho sempre così il tuo ed è l'abbagliante il tuo. Questo è l'abbagliante almeno. Fine del tunnel di Bema, abbiamo fatto anche le foto per la copertina. E si va nel canyon, la parte più fredda. Brrr. E iniziano i torrenti di Bema. Prepara l'attacco, adesso non c'è più nessuno per strada. E la passa. Scala. Quanta arroganza. Seconda, attenzione. Deve cadere sui tornanti come la prima volta che è salito. Di qualcosa, per carità. No, non me la sento di dire niente. Mi sento solo abbandonata. Ultimo tornante, scala terza, scala seconda. Posta piano, tornanti sempre piano, che non si sa mai la sua violina. Vediamo di non cadere sul penultimo. Luna persa nel dimenticatoio. Mi sta piacendo addosso. Arrivato, traguardo, vittoria nettissima, nettissima vittoria. Vede l'hotel? Arrivati all'hotel, adesso andiamo verso il garage con tranquillanza, che altrimenti svegliamo tutta la vecchianza che c'è qua. Si imposta per entrare in garage. Comunque a Bema c'è una piacevolissima temperatura di 15.8. Oh signor... Siamo arrivati. Ci apre il garage. Difficoltà, difficoltà per lei. E comunque siamo in discesa. Bene fans, mezzanotte, abbiamo parcheggiato le moto, torcia tattica così acceco l'una. E adesso andiamo dentro a farci la doccia e qualcosa da mangiare. Esatto. A più tardi. Attacco di epilessia. Ok, se non inciampo. Se inciampi fa anche più ridere però. Ah, che male. Ti sto inquadrando l'ano. Bello. Beh, oddio, c'è di peggio effettivamente. Esatto. Bene, questa è l'entrata delle camere. Andiamo a cambiarci. Bene, è luna di notte, non abbiamo ancora cenato e adesso qualcosa ci inventeremo. Sì, ma spieghiamo che era precotta, perché sennò pensano che facciamo la pasta nella padella. No, infatti spiegalo. Era precotta. Ma è anche per te, non ho capito. No. Ah, ok. Sì, la pasta era precotta perché in albergo si tiene il cibo magari già a metà cottura, in modo tale che quando arriva un cliente bisogna farlo aspettare di meno. Esatto. Più potente in questo caso. E considerando che è luna di notte. Perché ci sta questa merda? Ma perché non sono io il cuoco? Vabbè, il cucchiaio invece sporco di altra roba è meglio. Dopo che l'hai anche leccato. Bah. 1:20, la pasta è pronta. Non ho capito Luna cosa voglio mangiare, dove sia, però probabilmente prima o poi arriverà qui anche lei. Attenzione, è arrivata anche Luna e già mi ciula il cibo. Ci ho aggiunto un po' di sale perché era un po' insipida. Ce ne vorrebbe ancora un po', forse. No, non è buona. Sì. Tu? Che per di battezze... Mozzarella, pomodori, tacchino. E poi ci sono le schifezze dall'altra parte. Polenta e carozza. Non sono schifezze, sono roba, è la roba più buona che hai portato. Cosa fa un po' pesante. La polenta. Mamma mia, carozza. I sarozzi, vabbè. E dopo la pasta la tisana, quindi direi che siamo veramente arrivati al capolinea. Questo per addormentarmi sul tavolo. Bene, direi che per questo video potrebbe essere anche tutto. No, tra un attimo ci addormentiamo veramente sul tavolo. Speriamo che il giro notturno vi sia piaciuto. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, seguiteci anche su Instagram. Ciao fans!
pasta dell'una di notte che è la cena, non è che è lo spuntino di mezzanotte, è proprio la cena perché non abbiamo ancora mangiato. Adesso metterla, tiri nel fornello. Sì, così domani poco mi uccide perché te va la cucina. Tanto devi pulire tu comunque.